Per me accoglienza è il protocollo che abbiamo firmato insieme al comune per il centro, assieme a un centro che si occupa di minori non accompagnati, che attualmente sono 35 a Paternò e che assieme svolgeremo delle attività, tra cui quella del campo scuola, perché 10 di questi minori parteciperanno al campo scuola del 2017 a Paternò. La progettazione di un futuro con chi dovrebbe essere accolto nella migliore musica? Migranti, perché con loro impari a vivere e relazionarti forse in modi che tuttora forse vengono un po' a mancare, che è quello di capire la loro storia, da dove vengono e di cosa hanno bisogno. E penso che oltre a chiedere a loro cosa hanno bisogno, dobbiamo capire noi cosa abbiamo bisogno da loro. Cerchiamo di far capire quanto semplice sia fare volontariato. E l'accoglienza per noi è questa, la gente si avvicina da sola, non abbiamo bisogno di inventarci niente di particolare. L'accoglienza secondo me è un termine che va associato all'integrazione. Secondo me non c'è accoglienza senza integrazione e non c'è un'integrazione senza accoglienza. Secondo me l'accoglienza è il valore di un sorriso. In ogni atto, in ogni evento, nella nostra quotidianità regalare un sorriso è la cosa più bella. Quindi invito tutti i volontari, invito la gente comune a sorridere, perché il sorriso salva la vita.